separava. In bagaglio una pistola e un fazzoletto rosso e nero. La legge del taglione era allora solo tuo pensiero. Era il tempo della fame e le sommosse, che spari di cannone un milite represse. 29 agosto 1900, quel giorno in terra più di 100. Monza, la tua meta, un monarca è il tuo obiettivo. Poco più che a 20 anni dettavi allora il tuo destino. Tre o forse 4 colpi, diverse son le storie, ma quell'uomo cadde al suolo, colpito in pieno al cuore. Era tempo di Merlino e Malatesta, delle gesta della banda del Matese, l'epoca del cantico internazionalista. In quei giorni nessuno mai si arrese, ma era un tipo ad hoc, scuro nei capelli, col fare elegante, dai modi nobili e belli, lunghi baffi spessi, a collo un farfallino, passo cadenzato, perfetto taverino. La 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 la. Beccaria, dovesti fronteggiare una persa giuria, ma scritta era la sorte di te degli ideali. Il mondo ti era avverso, tranne che pochi intellettuali. Era tempo quando poi nelle città si articolava sotto voce libertà, quando chi isolato in una fredda cella cantava addio Lugano bella. Sua discolpa, nemmeno appare poi pentito. Io, Sua Eccellenza, non ho ucciso un individuo, ma null'altro che un monarca, quindi un barbaro principio. Era tempo di quando poi condannati a vita li attendevano lavori forzati, ma quel giovane toccò però la sorte del primo, dandosi alla morte. Ma era un tipo ad hoc, scuro